Questo bracciale parla chiaro, siamo al Samsung Unpacked 2018, avete già visto Galaxy Note 9, allora vi faccio vedere questo che è il nuovo Galaxy Watch. Smartwatch ovviamente Samsung con un design devo dire abbastanza caratteristico, quindi simile ai precedenti Gear S, questi erano i nomi dei precedenti modelli di Samsung. Nonostante il nome sia cambiato, non cambia il fatto che è uno smartwatch Tizen. Si era parlato a lungo della possibilità che avesse Android Wear oppure Wear OS, chiamiamolo con il nuovo nome, e invece è uno smartwatch Tizen. Disponibile in due versioni, quella da 46 e quella da 42, quello che tengo in mano è quella da 46. Fra le novità c'è un nuovo sistema di tracciamento del sonno, 21 nuove attività di attività fisica che le portano a 39, batteria fino a 7 giorni e 5 sul modello più piccolo, e variante con connettività LTE. Presente l'NFC per Samsung Pay, display da 1.3 pollici diagonale e questo più piccolo 1.2 pollici diagonale, entrambi Super AMOLED, entrambi con 360 pixel di diagonale, 4 giga di memoria interna, 768 megabyte di memoria o 1,5 giga per la variante LTE di cui vi parlerò un po' meglio alla fine. Batteria da 472-270 mAh, peso di 63,49 grammi, IP68, Military Standard 810G, entrambi basati su Tizen 4.0. Sono appunto, come vi dicevo, due smartwatch diversi, entrambi disponibili sia in variante solo Wi-Fi che in variante anche LTE. Una cosa molto importante è che queste tre colorazioni che vedete qui sono le uniche disponibili, quindi grigio, un pochino più chiaro, argentato, questa variante da 46 mm con cinturino da 22, oro e nero invece il Gear Watch da 42 con cinturino sostituibile da 20. Prezzi, vi parlo di prezzi, saranno disponibili inizialmente soltanto nelle varianti Wi-Fi nel nostro paese, arriverà poi anche probabilmente anche la versione LTE con SIM integrata, quindi con la famosa eSIM. Vi parlavo dei prezzi, dicevo 309€, 329€ che diventano nella variante LTE 379€ e 399€. Questa era solo una rapida anteprima per il nuovo Galaxy Watch, ovviamente continuate a seguirci su mobileworld.it perché arriveremo anche con la recensione completa. Un saluto da Emanuele Cisotti per mobileworld.it.